Ciao a tutti amici, rieccoci qua sul canale con un nuovo video. Siamo ritornati con una nuova chat horror e questa volta leggeremo insieme Il mio amico si è svegliato in un edificio abbandonato. Riceviamo un messaggio da Mia. Oliver? Sì? Cosa stai facendo? Oh, sto scrivendo una cosa astratta. Ci devi mettere ancora tanto? No. Comunque, i miei genitori sono andati via per una settimana e non mi piace stare a casa da sola, di notte. Perché? Beh, non lo so. È un po' spaventoso. Vieni da me. Scusa, ma non posso. Ho da fare i miei compiti. Oh, che palle. Sembra come se vivi soltanto per studiare. Quando è stata l'ultima volta che ci siamo visti? Beh, almeno 2 settimane fa. Sono stanca. Mamma mia. Lo sai che tutto questo è per il mio futuro? Ah, sì, certo. Soltanto scrivimi quando trovi il tempo. Mia, per favore, non ricominciare. Sei arrabbiata? Senti, mi dispiace, lo sai che ti voglio bene. 10 minuti dopo. Va tutto bene? Per favore, non essere arrabbiata con me. Per favore. Ok, buonanotte. 30 minuti più tardi. Mia. Senti, sono preoccupato. Va tutto bene? Oliver. Non so dove sono. Oliver, che cosa dovrei fare? Che cosa stai dicendo? Non lo so, mi sono soltanto svegliata. E questo non è decisamente il mio appartamento. Questo non è il mio appartamento, di sicuro. Mia, ma mi stai prendendo per il culo? Qualcuno ha bussato alla porta. Ho aperto lo spioncino e ho visto dei fiori. Pensavo che fossi tu, che fossi venuto a chiedermi scusa. Ho aperto la porta e poi non mi ricordo più niente. Mia, non ero io. Come faccio a saperlo? Perché l'hai fatto? Perché ti amo. Smettila di dire queste stronzate. Non parliamone adesso. Devo soltanto capire dove cercarti. Che cosa vedi? Vedo bicchieri di alcol vuoti, siringhe, sporcizia, delle pitture, acari della polvere. Sembra come un ospedale abbandonato, qualcosa del genere. Aspetta, ma noi non abbiamo ospedali abbandonati nella nostra città. Cosa c'è fuori dalla finestra? Ouch, la mia testa mi fa male. Un secondo. C'è così tanto calore qui dentro. Sembra come se sono dentro una foresta. Quanta percentuale hai al telefono? 10%. Cavolo, è un casino. Senti, rischiamo. Accendi la tua geolocalizzazione. Mandami la tua posizione. Aspetta, ma sei... ma sei in un campo. Magari è quella casa vicino alla nostra città. Quella vicino al mare. No, è un palazzo con tantissimi piani. Sembra come se sono al 15° piano o qualcosa del genere. Che cosa strana. Magari c'è stato un errore. Senti, inizia a camminare su quel piano. Riesco a sentire dei strani rumori. Ho davvero tanta paura. Sto arrivando comunque, non ti preoccupare. Ma è meglio se stai calma. Non essere spaventata, ok? Tutte le stanze sono uguali qui. E quel rumore sembra come se qualcuno sta camminando e si sta avvicinando sempre di più. Mia, non ti spaventare. La cosa più importante è lasciare quel posto. Cerca di andare lontano da quel rumore. Magari riesci a trovare una scala. Ok, Oliver, riesco a vedere un ascensore alla fine del corridoio. Un ascensore in un palazzo abbandonato? Beh, sì, che cosa strana. Sto andando lì. Non andare! Troppo tardi, sono già lì. Mio cavolo,
e sembra andare veramente veloce. Oh cavolo, ho soltanto 7%. Che cosa devo fare? Senti, calmati, arriverò lì molto presto. Oliver, ma è strano. Non ha una fine, sembra come se sto cadendo. Mia, cerca di rimanere calma. Oh, è soltanto una sensazione. Grazie a Dio, è tutto collegato. Senti, non mi spaventare di più, ok? Sono già spaventato. E io? Pensi che io non sono spaventata? Tu calmati. Si è fermato, ma le porte non si aprono. Premi il bottone. Sono spaventata, Oliver. Qualcuno sta bussando alla porta. Sta bussando veramente forte. Sono spaventata, Oliver. Mia, premi il bottone. Ma se le porte non si aprono? Premi quel dannato bottone. Ma chi può essere? Sto male. Mi sento svenire a causa di questo suono. Premi il bottone. Ci sto provando. Fatto. Sta andando di nuovo su. Non ti preoccupare, si sarà soltanto incastrato. Sì, sono calma, è solo che sono intrappolata in una casa abbandonata e qualcuno sta bussando alla porta. Oliver, sono spaventata. Non andare in panico, non ti è successo niente. Non ancora. Non portare sfiga, mia. Sì, ok. Comunque, sto ancora andando su. Aspetta. Sarò lì molto presto. Sembra che si sia fermato. Le porte si stanno aprendo. E quindi? Mia? Mia? Il tuo telefono è morto? Ehi! Non spaventarmi. Mia! Continua. Ma io voglio sapere come finisce, come continua. Aspettate, devo vedere. Se continua veramente o no. Quando dicono che continua, non continua mai. Niente, raga. Non riesco a trovare il seguito. Mi sento male. Mi sento male. Cioè, mi hanno lasciata così. Perché? Perché odio quando le storie finiscono così. Comunque, raga, anche per oggi è tutto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.